fare una cosa senza una scadenza, oltre che le sentenze hanno già detto che bisogna farla, ci fate, accettando questo emendamento, anche una bella figura. Tanto niente. Non capiamo perché siete contro delle persone che hanno sicuramente le difficoltà e del bisogno in una mozione che deve aiutare le famiglie. Per questo noi stiamo protestando e stiamo cercando di farvi capire che l'azione che state facendo non deve essere fatta perché siamo del Movimento 5 Stelle e quindi votate contro. Voi state danneggiando delle famiglie e delle persone in difficoltà. La vergogna è solo l'unica parola che vi bisogna dirvi non accettando questo emendamento. Di Stefano, deputato, prego. Grazie Presidente, con tutta la pacatezza del mondo, mi va benissimo che una deputata di SEL, anzi no, del Partito Democratico, scusate, mi confondo perché la usano sempre quando deve dire qualcosa di impopolare, dichiari ufficialmente che prenderanno atto della sentenza, ma noi vorremmo che fosse il Ministro Costa a dichiarare di prenderne atto, perché che il Partito Democratico non abbia alcun potere qua dentro è chiaro. Ma è il governo che fa le leggi ed è il governo che ha la facoltà di prendere atto della sentenza e trasformarla in legge esecutivo. Noi oggi con la nostra azione legislativa vi chiediamo di fare qualcosa che rispetta la legge e la sentenza anche. Può gentilmente alzarsi, basta alzare la mano, prende parola, il Presidente le dà la parola e dice prendo atto della sentenza e faremo prima possibile di tutto per applicarla. È facilissimo, Ministro, altrimenti ha perso ogni funzione in quest'Aula. Grazie. Allora, deputato Duva, ecco, prego. Presidente, la ringrazio. Io intervengo anche per avere un chiarimento, perché nessuno nasce imparato, si dice. Io sono un po' confuso, Presidente, perché volevo capire cosa pensano i colleghi del Partito Democratico, in particolare i colleghi Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Malisani, Pes, Manzi, D'Ottavio, Sgambato, Blazina, Ventricelli e Narduolo su questo emendamento. Perché io qui ho una risoluzione in mano, risoluzione del Partito Democratico in Commissione Cultura, in cui si parla di, cioè questo impegno, a chiarire in via definitiva l'esclusione della provvidenza e del diritto allo studio universitario dal calcolo del reddito del nucleo familiare dello studente fini ISEE. Ma se è così, io vorrei capire come funziona. Cioè, in Commissione Cultura si dice una cosa e in Aula se ne dice un'altra? Quindi io invito nuovamente, anche perché sono stimati colleghi e non sto scherzando, chi mi conosce concluda. Sa che non sono ironico, Presidente, sa che non sono ironico, vorrei capire...